Buonasera a tutti. Presentiamo il libro di Alessandra Necci, Isabella e Lucrezia, le due cognate, donne di potere e di corte nell'Italia del Rinascimento, edito da Marsilio. Il libro si legge come un romanzo, è la storia di due donne ed è anche una visione del Rinascimento vista in un modo particolare, perché non sono questa volta gli uomini a farla da padrona con tutti i loro con i fatti politici o artistici, sono due donne, però due grandi donne importanti, anche famose. Il libro si apre con due autoritratti, non a caso, che sono quelli dai quali emergono in poche righe Isabella d'Este, che è la moglie di Francesco Gonzaga, è una donna intelligente, è una mecenate nell'arte, è una collezionista, però molto attenta anche a come spende questi soldi. Nel libro trovate anche la storia di 53, mi pare, lettere con le quali chiede all'artista di fare un po' meglio, di risparmiare sui costi, di mettere quello che vuole lei e non quello che vuole l'artista. Non è bellissima, è rotondetta, ha come suo motto nec spe nec metu, cioè né con speranza ma nemmeno con paura. È un abile commerciante, come abbiamo detto, ha avuto un unico marito, a differenza della cognata, però è uno spirito moderno. Quello che emerge dal libro è che, tutto sommato, Isabella d'Este è molto più moderna della cognata ed è molto più moderna dei tempi che sta attraversando. Il secondo ritratto, e quindi sono due protagoniste del libro, è quello di Lucrezia Borgia, è la figlia di un pontefice famoso, Alessandro VI, ha avuto tre mariti, mai per amore sceglie altre storie, come viene raccontato nel libro, sono scelte matrimoni di politica, per cui serviva come arma di scambio per le imprese politiche del papato. È bellissima, bionda, viene dipinta come una cascata di dorata di capelli, per dire che ha dei capelli bellissimi e lunghi, è elegante. Tra le due donne poi troverete nel libro delle che mandano delle spie per vedere come si veste una, come è l'abito dell'altra. Insomma, sono due personaggi vivaci. Per lei l'amore non è un elemento non è un elemento duraturo, è indispensabile, quindi avrà tanti mariti, compreso il tentativo di farsi come amante il marito di Isabella, e questo mette le due cognate un po' in contraddizione. Ma dicevo prima, il libro è proprio un romanzo che parte da queste due donne e racconta in realtà il Rinascimento, questa Italia che forse non è più al centro dell'arte, della politica, della cultura, perché la scoperta dell'America ha cambiato molto le cose, però si vedono anche nel contrasto le due corti, quella degli estensi da una parte, quella certamente più ricca e più forte del Papa dall'altra, e tutto questo viene raccontato come se fosse un romanzo, ma con un'abilità descrittiva notevole e soprattutto con una conoscenza della storia molto importante, perché tutto quello che c'è non è mai casuale, è sempre con riferimenti precisi, è proprio una ricerca storica che probabilmente è durata anni, ma che ha portato a un libro completo sul Rinascimento, per cui tutto questo viene raccontato, come dicevo prima, in un quadro in cui emergono gli omicidi, gli intrighi, gli omicidi su commissione. Ci sono delle pagine in cui c'è un momento in cui il Tevere sembra che porti soltanto cadaveri di morti ammazzati e nascosti, in mezzo alla crisi e al degrado della politica, che, come capirete leggendo il libro, non è una malattia di oggi, ma è una malattia vecchia degli italiani. Allora, la prima cosa che volevo chiedere all'autrice è: quale delle due protagoniste predilige? Grazie, buonasera a tutti, grazie ancora, sono molto contenta di essere stasera qui a Mestre, poi una zona del Veneto che a me piace molto, da Padova, Mestre a Venezia. Dunque, per arrivare subito alla sua domanda, quando io ero ragazza mi piaceva moltissimo Isabella d'Este, perché trovavo che una donna che ha come motto nec spe nec metu, senza speranza e senza timore, che poi pare che fosse di Seneca, è una donna molto moderna, perché io stessa
vi confesso che farei fatica a pensare di vivere la mia vita senza speranza e senza timore, uno spirito molto laico, senza dubbio. E poi un'altra cosa che mi piaceva molto di Isabella d'Este, e mi piace tuttora naturalmente, è questo suo essere finissima donna politica, però anche molto femminile, molto attenta alla moda, molto attenta ai gioielli. Quindi non è una... A me hanno chiesto in tante interviste con chi si poteva paragonare oggi Isabella d'Este, e più volte mi hanno detto ma la Merkel, ma la Thatcher. Io dicevo non completamente, perché Isabella ha una cifra rotonda che non è solo lo spirito politico. Lei è un'ottima reggente di Mantova quando il marito è in guerra o quando il figlio è troppo piccolo, ma è anche il mecenatismo, l'essere una donna molto alla moda. Quindi la cifra di Isabella è molto più rotonda di donne politiche contemporanee. Invece poi, col passare degli anni, ho avuto una simpatia molto maggiore per Lucrezia Borgia, che innanzitutto è molto meglio di come viene dipinta da una certa leggenda nera ascrivibile molto a Victor Hugo, a Donizetti, ma che parte molto prima, perché voi dovete immaginare che i Borgia erano considerati dei parvenu nella politica ed erano anche dei personaggi scomodi, molto ambiziosi, con una determinazione che non guardava in faccia a nessuno per raggiungere l'obiettivo. E quindi il modo migliore per i loro nemici per colpire i Borgia, che insomma spunti ne offrivano, era colpirli tramite Lucrezia. Spesso le famiglie vengono colpite, la cosa più facile è infangare o mettere in mezzo le figure femminili. In verità Lucrezia è una donna di affetti. Quindi, sempre per restare alla sua domanda, Isabella donna cerebrale, grande decisionista, piuttosto cinica, Lucrezia donna di affetti. E non solo, nei quasi 20 anni nei quali Lucrezia è duchessa di Ferrara, è incredibile quello che lei fa di positivo per la città. Pensate che comincia a fare le bonifiche delle paludi, o che si interessa alla situazione dei poveri, va personalmente a far portare la legna negli inverni di carestia. Quindi, in verità, alla fine mi piacciono tutte e due. Se prima mi piaceva molto di più Isabella, devo essere sincera, scoprendo Lucrezia Borgia è un personaggio che va scoperto. Isabella d'Este ha una reputazione talmente straordinaria che alla fine, quando la vai a scoprire, trovi che forse è un po' peggio. Però Lucrezia, allora, non solo non merita questa fama nera che le è stata data dai posteri, però, non, ma addirittura nel libro a un certo punto emerge anche un fatto che quasi quasi viene venerata come una santa dalla popolazione, che poi la terribile Lucrezia rischia addirittura di salire sugli altari. Ma in verità l'ultima fase di Lucrezia, dunque diciamo una cosa, che Lucrezia ha sempre avuto una religiosità molto autentica, e non è un caso che morirà come terziaria francescana, anche portando alle volte il cilicio, eccetera. Isabella d'Este è uno spirito pratico, quindi la religione per Isabella d'Este è un instrumentum regni, è un sistema per regnare. Si capisce da tutte le sue lettere, lei è molto sbrigativa sul tema religioso. Quando dovete sapere che una delle ragioni per cui la mia simpatia per Isabella è un pochino diminuita è che lei prediligeva in un modo sviscerato i figli maschi. Quindi, siccome ha due figlie femmine, la prima è una femmina, la seconda è una femmina, prima che arrivi questo benedetto maschio, è talmente seccata dalla nascita delle femmine che una, la primogenita Eleonora, lei manda una lettera a uno dei fratelli, dice: il fatto è talmente poco importante che non ve lo volevo neanche scrivere. Quando nasce la seconda bambina, la toglie dalla culla che era troppo sontuosa, che era stata fatta dal grande Ercole De Roberti e che doveva essere per il maschietto. Quindi, ecco, Isabella è una donna asciutta, priva di sentimenti e sentimentalismi, soprattutto tranne questo grande amore per il figlio maschio. Lucrezia Borgia è una donna di sentimenti espansi, in cui femmine, maschi, lei era felice, contenta, e io posso capire perché, per esempio, a Ferrara goda ancora di una grandissima e positiva reputazione. Comunque la storia soprattutto di due donne che gareggiano in tutto, negli affetti, nel lusso, nella politica, anche se una è più portata dell'altra per la politica, c'è una moralità diversa nel Rinascimento rispetto ad oggi, ma come fanno comunque due donne a emergere in una società fortemente maschile?
Ma diciamo, noi siamo stasera al Festival della Politica e bisogna, è una cosa che io dico sempre quando si parla delle donne del Rinascimento. Non è assolutamente vero che fosse raro avere delle donne, fra virgolette, al potere e al potere politico, perché il Rinascimento italiano, ma anche quello francese, anche prima del Rinascimento, prevedeva che mogli e figlie diventassero reggenti nel caso in cui i mariti, i figli, i padri fossero fuori. La storia di quell'epoca è piena di grandi regine. Voi pensate che in contemporanea Isabella e Lucrezia, noi abbiamo da Elisabetta Gonzaga, duchessa di Urbino e quindi Montefeltro per matrimonio, a Caterina Cornaro, regina di Cipro che sta ad Asolo, alla sorella di Isabella Beatrice d'Este, alla madre. Le donne di potere dell'epoca sono molte. Il punto cruciale è che devi essere nato al potere. Cioè non c'è quello che noi oggi chiameremmo ascensore sociale, che molto spesso nei secoli successivi, soprattutto in paesi come la Francia, è stato utilizzato da donne molto belle o comunque di grande fascino, come le favorite che vanno da Madame Pompadour a Madame du Barry, per salire. Nel Rinascimento italiano c'è una costante, cioè le donne ricoprono effettivamente, se ne hanno le capacità, ruoli politici, ma devono essere necessariamente nate sui gradini del trono, come si dice. Nel libro, a un certo punto, l'autrice si diverte come l'Ariosto, incomincia a tirare i fili dei suoi personaggi e li inserisce in storie sempre diverse, sempre più ampie. Si è divertita. Dunque, mettiamola così, questo, io ho sempre scritto di Francia, i miei libri precedenti sono biografie su personaggi francesi del 6 e 700. È stato molto faticoso scrivere questo libro, perché al di là della vulgata comune, secondo cui il Rinascimento è un'epoca meravigliosa che somma a Botticelli, a Machiavelli, a Leonardo, a Raffaello e tutti i personaggi che non sto qui a citare, la verità è che il Rinascimento italiano ha una doppia faccia ed è molto importante capirlo questo, perché secondo me, e non solo secondo me, anche persone molto più autorevoli, il Rinascimento italiano spiega l'Italia odierna. Il Rinascimento italiano è la storia di un paese molto appetibile e molto vulnerabile, completamente diviso. Italia stretta e lunga, al nord ci sono le signorie più la Serenissima e i Savoia, al centro c'è il papato, al sud c'è uno stato feudale che in quella fase sono gli aragonesi. Ognuno va sostanzialmente per conto proprio. In questo ha perfettamente ragione Guicciardini, cioè l'Italia, vedere l'Italia del Rinascimento è vedere la vittoria del particolare sull'interesse generale. Lei giustamente prima citava la scoperta dell'America e tutto. Il 1492 è una data cerniera, perché muore Lorenzo il Magnifico, quindi finisce l'ultimo tentativo di equilibrio nazionale, anche se effimero, però comunque. Sale al Papa Borgia al pontificato e poi appunto c'è la scoperta dell'America. Con la scoperta dell'America voi dovete immaginare che l'Oceano Atlantico diventa il mare di riferimento, anche se non è un fenomeno velocissimo, è ovvio, però il Mediterraneo perde quell'assoluta centralità geopolitica e economica che aveva avuto per 1500 anni, anzi molto di più di 1500. Quindi, per tornare alla sua domanda, studiare quest'epoca, cioè il Rinascimento, è stato capire le difficoltà dell'Italia di oggi. Cioè capire perché è un'Italia di particolarismi, per capire perché è un paese che molto spesso viene svenduto agli stranieri e che molto spesso manca di progetto paese. E vi assicuro che tutto questo si capisce molto bene guardando il nostro Rinascimento. Quindi divertita no, è stato molto utile per capire meglio le chiavi della contemporaneità. Questa passione per la storia, io prima all'inizio dicevo che c'è una forte documentazione, che lo stile è sicuramente divulgativo, altrimenti non leggerebbe certo Nessuno un libro di 500 e passa pagine, però è fortemente documentato. Per esempio la storia delle due famiglie è importante ed è anche bella per capire le due donne delle quali che troviamo nelle pagine. Questa passione per la storia com'è nata? Lei fa un altro mestiere. Ma le dirò, io ho sempre avuto una grande passione per la storia da quando ero piccola,
perché mi piaceva molto leggere dell'antica Grecia, o meglio farmi leggere, ancora non leggevo, mi raccontava mia madre in maniera semplificata i grandi miti latini, greci e così via. E una cosa che a me piace molto della storia, e non, io non cesso mai di dirlo, se non si capisce il passato non si può assolutamente decifrare il presente né tentare di immaginare l'avvenire. È come un albero senza radici. E in questo sono crociana, cioè la storia ha senso se è una storia contemporanea. La storia è sempre contemporanea, cioè voi leggete il Rinascimento italiano e vedete l'Italia di oggi. Leggete altre fasi della storia e capite una serie di cose di oggi, ma anche di domani. Quindi la storia a me piace perché sono molto rotonda nei miei ragionamenti. C'è chi ha un ragionamento lineare, c'è chi ce l'ha circolare. Il mio è un ragionamento sempre circolare in cui io tento di tornare dai punti di partenza spiegandoli. E non c'è miglior, è vero, la storia è maestra di vita, ma soprattutto è maestra della vita di oggi, perché sennò sarebbe un daguerrotipo, cioè sarebbe una proustiana ricerca del tempo perduto. Io credo che la storia la facciano gli uomini e le donne, non mi piace una visione meccanicista, per cui mi piace raccontare la vita dei grandi, grandi, medi o piccoli, non è che c'è bisogno che siano tutti importanti, però che sono loro che hanno fatto in una maniera assolutamente soggettiva la storia del loro periodo. Come pare che il concetto principale, bisogna conoscere la storia di ieri per capire il presente. Come scritto ad Auschwitz, chi non conosce la storia è condannato a ripeterla, ma forse gli italiani la ripetono spesso, non perché la ignorano, ma perché vogliono ignorarla. Guardi, le dirò, una volta si facevano dei ragionamenti sulla Francia, dove io ho vissuto e ho studiato svariati anni, che naturalmente non è certo paese esente da problemi o da difetti, però stavamo riflettendo con la persona con cui parlavo sul fatto che la Francia ha un grandissimo numero di memorialisti, soprattutto nel 6 e 700, voi tutti avrete visto, dalle signore dei salotti ai grandi memorialisti, ai grandi personaggi da Voltaire, ai filosofi dell'epoca dei lumi. Allora c'è un tema cruciale, cioè i memorialisti dicono che un paese ha memoria, lo dice la parola stessa, memorialisti. Invece noi, nelle varie epoche, dopo il Rinascimento, perché nel Rinascimento, come lei ha ricordato giustamente, tutti almeno si scrivevano tantissime lettere, dopo la situazione cambia. Noi non abbiamo, se non pregevoli eccezioni, ma il memorialista non è una caratteristica della nostra letteratura. E questo ti dice di un paese che pure ha radici antichissime, ma con una memoria che è a segmenti. E quindi che alle volte quando torna comodo viene tirata fuori, quando non è così comodo no. Beh, per avere dei memorialisti importanti bisogna arrivare al 700 veneziano, certo. Bordoni e Casanova. Però quello che le volevo chiedere è, a un certo punto queste due, come nasce la rivalità tra le due? Una che domina, l'altra che vuole emularla, che si spiano. Cioè queste due cognate alla fine sono anche in confronto. La rivalità come nasce? Ma facciamo una premessa, Isabella d'Este, lei lo ricordava all'inizio, lo sapete, è figlia del duca Ercole d'Este e ha una madre che è una principessa aragonese, quindi Eleonora d'Aragona, di grandissima stirpe, stirpe regale. E Isabella d'Este, se voi andate, se vi capita, andate assolutamente a Mantova, a parte il palazzo, ma proprio i camerini di Isabella, nel suo giardino segreto c'è scritto in latino: nipote del re di Aragona, figlia e sorella del duca di Ferrara, madre e sposa del duca di Mantova. Cioè Isabella come prima cosa si presenta. E si presenta, sembra un po' Farinata degli Uberti, che dice chi furli maggior tui. Cioè Isabella d'Este, insomma, fa capire subito che lei è una con una grande storia alle spalle e che questa storia alle spalle la mette già di suo un gradino sopra gli altri. Lucrezia Borgia ha una storia diversa, perché come vi dicevo prima, vengono considerati questi Borgia un po' dei parvenu che purtroppo sono arrivati sulla ribalta del potere, ma che il Valentino, uomo di genio sicuramente, perché un progetto di unità del centro Italia ce l'aveva, però di un'ambizione smodata ovviamente, anche di una ferocia notevole, quindi i Borgia vengono guardati molto male.
Quindi le premesse di partenza sono premesse diverse. Cioè Isabella sa benissimo che è nata a top level dell'Italia del tempo. Già a 16 anni dice che lei vuole fare della sua vita un capolavoro. Infatti le dà anche un po' fastidio questo matrimonio col Marchese di Mantova. Voi pensate che Isabella non si firmerà mai in nessuna lettera Gonzaga. Lei si firma sempre Isabella d'Este. Non usa il nome da sposata. Perché, insomma, onestamente, lei capisce che è più su. Lucrezia Borgia è tutto l'opposto, cioè Lucrezia Borgia ha bisogno di una legittimazione prima che il tempo scada, cioè prima che il Papa muoia. E quindi hanno due obiettivi molto diversi. Poi la competizione c'è da sempre. Naturalmente, vi racconto l'aneddoto molto divertente, terzo matrimonio di Lucrezia è appunto quello con Alfonso d'Este, fratello di Isabella. Isabella è talmente irritata per queste nozze, che secondo lei sono infamanti, che quando è incaricata di accogliere la sposa che arriva a Ferrara, il giorno del ricevimento, si mette l'abito a pause di musica, che sono le pause del silenzio, come a dire che non ha niente da dire. Che poi non abbia niente da dire non è vero, perché manda un'infinità di lettere al marito dicendo che sono nozze fredde e che la sposa è sempre in ritardo e che gli spagnoli sono volgari e che lei è l'unica che brilla. Insomma, Isabella aveva una chiara idea di se stessa. E poi, e ora arrivo a conclusione, la cosa che irrita ancora di più Isabella d'Este è che questa Lucrezia Borgia, che sulle prime è trattata un po' come dire sì, va bene, ma noi siamo su un altro piano, poi lega a sé uomini fra i più fascinosi e colti del tempo, il Bembo, lo Strozzi e ahimè anche Francesco Gonzaga, che non ne può più di questa moglie bravissima politica, finissima reggente, ma non una donna affettuosa, e quindi naturalmente si innamora della cognata. Quindi voi potete immaginare la povera Isabella, che pensava di trattare con condiscendenza Lucrezia Borgia, e beh, si trova una competitor molto più pericolosa di quello che pensava. Moglie affettuosa, ma anche economa, perché quando il marito viene fatto prigioniero tratta molto sul riscatto Isabella. E a proposito di quelle, parlavo prima delle 53 lettere al Perugino, a Isabella piace farsi ritrarre, ha una serie, mentre Lucrezia non ci sono ritratti ufficiali, Isabella ce ne sono tanti, persino uno incompiuto di Leonardo. Com'era questo, il rapporto tra Isabella e il mondo dell'arte? Ma Isabella voleva, come vi ho detto, fare di se stessa un monumento. E quindi naturalmente è ovvio che il mecenatismo, soprattutto in un'epoca come il Rinascimento, è una condizione imprescindibile. Tutti i grandi umanisti italiani all'inizio fanno elogi sperticati a Isabella d'Este, che viene chiamata la rarissima Fenice, e le fanno anche per manierismo, insomma, le fanno una serie di complimenti, però arriva in scena Lucrezia Borgia. E quindi è molto divertente vedere che tutti i grandi del tempo, che sia Bembo, che sia Ariosto, che sia Strozzi o che siano tanti altri, tentano di trovare un equilibrio nel fare gli elogi a Isabella e anche a Lucrezia. E quindi c'è una competizione che sembra quella delle tre dee, Comparide e il pomo della discordia, perché ognuna delle due vuole anche Lucrezia, poi non è che le dispiaccia, perché anche Lucrezia è donna di potere. Diciamo che Isabella ha l'intelligenza di utilizzare il mecenatismo per elevare la propria fama personale. Però Lucrezia Borgia, vi dico solo che per esempio quando Manuzio fa una prima collezione, potremmo dire, di tascabili, cioè inventa un libro più piccolo, ecco, una di quelle che sponsorizza questa iniziativa è proprio Lucrezia Borgia. Quindi poi è donna non solo di cultura, che per le principesse del tempo era una condizione sine qua non, ma anche donna di intuizioni, addirittura intuizioni imprenditoriali. Quindi entrambe hanno un rapporto potente con il mecenatismo. Per Isabella è una conferma di sé. Lucrezia Borgia arriva inaspettata sulla scena, però anche lei lo sa, ne sa fare un uso molto sapiente. Ma delle due, qual è la più moderna, vista con gli occhi di oggi?
Beh, la più moderna onestamente per molti aspetti è Isabella, non c'è dubbio. Quello che vi citavo all'inizio come motto, nec spe nec metu, ma ce ne sono, io ve ne potrei citare molti altri. Voi pensate che in una lettera a Elisabetta di Urbino, che è la cognata, a un certo punto Isabella scrive: chi non sa compartire il tempo della vita sua passa con molta passione ma poca lode, stando a significare che solo un uso sapiente del tempo, in cui tu metti delle priorità molto chiare, quindi non è che Isabella non è donna di passioni sentimentali, quindi la sostanza è dire: io ho un progetto di vita, non ho tempo da perdere in innamoramenti, cose, sbrodolamenti di vario genere, il mio interesse è salvare la dinastia dei Gonzaga, rendere mio figlio sempre più forte e fare di me stessa la protagonista dell'epoca. Beh, insomma, donna di grande modernità in questo, che riesce nei suoi intenti, fra l'altro. Quindi donna molto moderna in questa asciuttezza e questa capacità di darsi priorità, non principi, priorità. Cosa resta delle due donne oggi? E anche cos'è rimasto subito dopo? Perché la storia macina in fretta e porta via. Lei diceva prima che di quel rinascimento, di quell'idea di un'Italia, seppure divisa, non è rimasto niente. Delle due donne cosa resta? A parte che se ne parla a distanza di 5 secoli. Ma guardi, c'era una cosa, fra l'altro stavo ripensando alla sua domanda sulla modernità, c'è ancora un aneddoto a proposito di quello che resta che mi faceva piacere condividere con voi. Durante il terribile sacco di Roma dei Lanzichenecchi, nel 1527, voi pensate che Isabella stava a Roma ed era a Palazzo Colonna, meraviglioso palazzo romano, i Colonna erano filo imperiali, voi vi ricordate l'attacco dei Lanzichenecchi, sono i mercenari di Carlo V che invadono Roma, la mettono a ferro e fuoco facendo degli scempi e degli orrori spaventosi. Ebbene, Isabella d'Este rimane con le sue dame, le sue corti a Palazzo Colonna e dà ospitalità a tutti, arriva ad ospitare oltre 2000 persone a cui salva la vita, donne, bambini, religiosi, ambasciatori. Cioè Isabella ha di molto moderno anche un grande senso di responsabilità del governante rispetto alle persone che deve proteggere. Quanto a quello che resta oggi, anche questa è la storia di come tutto passa. E come direbbe Leopardi, quasi orma non lascia. Perché voi pensate che tutta la meravigliosa collezione Gonzaga, quella di Isabella d'Este, ma anche della famiglia, dopo poche decine di anni, lo sciagurato Vincenzo II Gonzaga, metà 600, anzi anche prima della metà, in realtà la svende completamente, un po' ai re inglesi, un po' in giro. Infatti se voi andate al Louvre a Parigi, trovate i quadri che erano esposti nelle stanze di Isabella d'Este, che lei tanto faticosamente aveva raccolto. Quindi Isabella rimane una nomea straordinaria, molti testi che la cantano come donna di eccezione, ma la verità è che quello che lei ha costruito non rimane, perché i Gonzaga finiranno dopo breve, anche gli Estensi a dire il vero, e tutta la loro meravigliosa collezione viene svenduta, torna sempre questo termine, in giro per l'Europa. Rimangono poi certo Palazzo Te, Palazzo Ducale. Lucrezia Borgia è un po' diverso, per carità, dei Borgia rimane ancora meno perché lei è l'unica che si salva della famiglia, però sapete bene, Alessandro muore, il Valentino a quel punto perde il potere e il sogno di avere uno stato in Romagna che fosse dei Borgia perde le ali, quindi finisce tutto lì. Però è curioso cosa rimanga non in positivo ma in negativo, perché per esempio a Roma e soprattutto nel mondo della Chiesa i Borgia sono sempre visti con preoccupazione e ostilità, però se si va nelle stanze affrescate del Pinturicchio, dove c'è la famosa Santa Caterina, che sembra sia un ritratto di Lucrezia Borgia, il potere evocatorio è notevole. E poi persino il fatto che dei Borgia resti una cattiva reputazione è un modo di lasciare un segno, che almeno alle volte diverte, anzi alle volte io vi confesso che quando sono con autorevoli signori della Chiesa cerco di confutare questa idea, però non ci sono ancora riuscita. Ci sono due aspetti contrastanti che mi hanno incuriosito. Vediamo così che possono descrivere al meglio le due donne,
più sul privato che sul pubblico. Il primo è quello che riguarda Lucrezia Borgia e il ballo delle castagne in Vaticano, con Papa Borgia, quando vengono 50 cortigiane nude, vengono fatte camminare i carponi per raccogliere le castagne sotto su un pavimento illuminato da centinaia di candelabri. Ecco, era quella la corte di Borgia, o questo è un eccesso che è passato alla storia, pur essendo vero, perché c'erano, lei dice, racconta dei cronisti. Ma diciamo una cosa, che l'epoca era un'epoca in questo diversa dalla nostra. La stessa Isabella d'Este, che ripeto non è certo una passionale, men che meno una carnale, come dire, ci sono delle persone che si rivolgono a lei in termini molto liberi. Quindi la scena è probabilmente vera, non è affatto detto che Lucrezia vi abbia assistito, né che vi abbia assistito quando c'è la scena, potrebbe anche darsi che abbia assistito alla prima parte. Però dobbiamo considerare che erano tempi in cui tutte quelle che erano le faccende private dell'amore, dei sentimenti, ma anche del sesso e addirittura di una certa libertà di costumi, erano abbastanza sdoganate. È la stessa cosa quando mi parlano, parliamo dell'efferatezza dei Borgia. Sì, è vero che il Tevere era pieno di cadaveri, però è altrettanto vero che gli Estensi, gli Este, che sono una delle famiglie più reputate d'Italia, erano come gli Atridi. Se voi vi andate a leggere le storie di casa d'Este, sembra di leggere quella degli Atridi dell'antica Grecia. Un solo aneddoto: il fratello cardinale di Isabella, cioè Ippolito d'Este, aveva un odio mortale per il fratellastro di entrambi, Giulio, il quale intreccia una appassionata love story proprio con la cugina di Lucrezia Borgia. Ebbene, Ippolito è talmente geloso, questo Don Giulio era molto bello e aveva degli occhi bellissimi, che un giorno lo incontra, Don Giulio stava a cavallo da solo, e dice ai suoi staffieri: uccidete costui, cavategli gli occhi. Gli staffieri tirano giù il povero Don Giulio da cavallo e effettivamente gli tolgono gli occhi. Quindi questo per dire che era un'epoca storica in cui non bisogna mai focalizzarsi troppo sui Borgia. L'efferatezza, così come una certa leggerezza di costumi, erano parte inscindibile del Rinascimento italiano, non solo quello italiano, i francesi, basta pensare al massacro di San Bartolomeo, hanno fatto anche peggio, però sono elementi che per noi ovviamente sono molto difficili da comprendere e anche da immaginare, ma sono elementi imprescindibili. Da anche dalla meraviglia del Rinascimento, è l'altra faccia del Rinascimento. L'altro che riguarda invece Isabella, Eleonora d'Este, c'è un particolare che mi ha colpito, quando alla fidanzatina del figlio Alfonso viene regalata una bambola meravigliosa, con tanto di corredo, arredamento preparato dal sarto di corte, vestiti e vestitini, la cameretta con tutti gli stucchi, i mobili, le miniature. Insomma, mi è sembrato di vedere una Barbie in anticipo ai suoi tempi. Beh, come dicevamo, il culto delle... Diciamo che il grande Rinascimento italiano, e anche quello francese, che però copierà in questo il nostro, ha un senso della forma che è anche sostanza. Cioè bisogna sempre tener presente che per l'Italia rinascimentale forma e sostanza sono quasi la stessa cosa. Quindi non solo c'era un'attenzione straordinaria di queste dame al vestito, alle perle, ai gioielli. Pensate che Beatrice d'Este, sorella di Isabella, aveva mandato un suo spione alla corte di Isabella per vedere come si vestiva la sorella anche nei periodi di lutto. Cioè queste dame italiane, belle alcune, affascinanti sicuramente tutte quante, che fosse Beatrice, che fosse Leonora, che fosse Isabella o tante altre ancora, avevano un'attenzione straordinaria alla forma. Quindi da qui l'invenzione, per esempio, dei vestiti che dovevano suggerire qualche cosa, i segni zodiacali, le imprese. E naturalmente questo arrivava, era una cosa che nelle bambine era connaturata.
E appunto, come diceva lei, la fidanzata, la prima moglie di Alfonso d'Este, quella prima di Lucrezia, Anna Sforza, riceve in regalo dalla futura suocera, lei ancora una bambina, questo corredo straordinario con la bambola. E la un'altra bambola viene mandata anche al re e alla regina di Francia, Francesco I e la moglie, per far vedere loro come erano eleganti le dame italiane. Quindi voi pensate fino a che punto, già dalla primissima infanzia, queste bambine erano in fondo educate al linguaggio di una seduzione che era anche e soprattutto completezza, quindi attenzione a sé, eleganza intesa come corrispettivo fra l'esterno, cioè quello che vedevano le persone, e il dentro. Torniamo al libro così per chiudere. Lei parla di donne di potere e di corte, ma è diverso oggi essere donne di potere e di corte rispetto ad allora, tenendo conto ovviamente dei tempi. Ma le donne al potere hanno sempre avuto le stesse difficoltà o davvero in 5 secoli è cambiato tutto? Io le devo confessare che secondo me le difficoltà oggi sono persino maggiori, perché sarà anche vero che adesso se hai talento e bravura puoi arrivare, mentre abbiamo fatto la doverosa premessa che dovevi nascere molto in alto all'epoca di Isabella e Lucrezia. Però all'epoca di Isabella e Lucrezia c'era un contesto. La cosa drammatica della fase attuale è che noi siamo in un mondo che è completamente privo di cornice, quella che Bauman chiama l'economia liquida, e quindi è un mondo fluido in cui certezze non ce ne sono. Per questo non possono più esserci dei personaggi come Isabella e Lucrezia, perché quella rotondità di cifra umanistica, voi sapete la famosa frase «sono uomo e tutto ciò che è umano mi appartiene», oggi è impossibile dirla. Quindi se da una parte è vero che le donne hanno raggiunto in modi straordinari dei traguardi che fino a qualche decennio fa non erano immaginabili e l'hanno raggiunto per i loro meriti, è altrettanto vero che è tutto molto più difficile, perché non c'è più voi immaginate il Rinascimento italiano in cui, ripeto, la crudeltà l'abbiamo detta, però certamente c'è il bello, un Rinascimento in cui si incrociano Raffaello o Tiziano o Leonardo o Botticelli o Manuzio, cioè l'esterno e l'interno avevano un interscambio molto potente e tu potevi trovare un'alimentazione, un alimento, un nutrimento, dico meglio, che veniva anche da fuori. Oggi questo non c'è più. Cioè noi, dico noi donne perché mi ha fatto una domanda sulle donne, la forza di trovare una, come dire, un'energia, dobbiamo innanzitutto ricavarla da noi stesse, perché il contesto fuori è deprivante, non è un contesto nutriente. C'è una bellissima frase di Marguerite Yourcenar a proposito di donne, in memoria di Adriano. A un certo punto Adriano dice: io ho costruito molte biblioteche che sono dei granai per un inverno dello spirito che da molti indizi vedo arrivare. Ecco, io penso che noi viviamo da lungo tempo in un inverno dello spirito, e quindi tutto quello che è capacità di farsi avanti, di realizzare degli obiettivi, la forza la traiamo da dentro, non c'è un granaio esterno. E questa è la grande differenza, secondo me, fra il 500 e oggi. Alessandra Neci, Isabella e Lucrezia, le due cognate. Grazie.